Benvenuti nei contenuti speciali di Castore Polluce, il mio ultimo CD per l'etichetta NBB Records. Castore Polluce è un brano che io ho composto nel 1988 ed è stato ispirato dalla nascita dei miei due figli gemelli, Antonio e Thomas. Negli anni questo brano, diciamo, è diventato un progetto di un CD, traendo origine anche dalle caratteristiche peculiari del segno zodiacale dei gemelli a cui io appartengo, caratterizzato da una certa conflittualità fra un'anima razionale e un'anima istintiva, quindi tradotto in musica fra l'amore per la musica classica e nello stesso tempo l'attenzione estrema anche a generi più moderni. Nel CD compaiono molte composizioni del Novecento, fra cui una di Luciano Berio, che vuole essere un mio omaggio, un mio personale omaggio alla scomparsa del grande compositore italiano nel 2003. Volevo inoltre adoperare questo spazio per illustrarvi gli strumenti che ho adoperato nella registrazione, in particolare dei miei due brani Castore Polluce, appunto, e Memorie di un'altra estate. Siamo all'interno dello studio di casa mia, dove la maggior parte delle registrazioni dei miei pezzi è stata effettuata, e alla mia sinistra c'è il contrabbasso di Custode Marcucci, un inseparabile compagno di avventure, che io adopero insieme a questo archetto di Louis Bazin. E da quest'anno sto adoperando anche delle corde della Velvet. Questo è il tema di Castore Polluce. Moderni è stato inoltre utilizzato un basso elettrico a 5 corde della Washburn, che trovate qui alla mia destra, di cui adesso vi faccio sentire un pochettino il suono. Ad esempio, questo è un passaggio di Memorie di un'altra estate. Per ultimo, la chitarra MIDI della Yamaha, modello EZEG, che mi ha permesso di sfruttare tutte le potenzialità naturalmente del MIDI, quindi numero infinito di suoni, di possibilità di suoni, e di accordare la chitarra una quarta sotto in modo da avere delle basse più profonde, ecco, come potete sentire, che ho sfruttato nell'arpeggio di Memorie di un'altra estate, che è un arpeggio di Re maggiore in realtà, che suona come tonalità reale in La. Vi faccio appunto sentire un passaggio. Non mi resta a questo punto che augurarvi un buon ascolto.